Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. Oggi voglio proporvi un argomento che va a unire due delle mie più grandi passioni, gli animali e la chimica. Più precisamente andremo a parlare dei veleni presenti nel regno animale. Per definizione, un veleno è una qualsiasi sostanza che, assunta anche in quantità molto ridotte da un organismo vivente, causa danni temporanei o permanenti allo stesso, attraverso un meccanismo chimico. Per prima cosa parleremo dei serpenti, forse le più famose bestiole velenose. Anche se in effetti pure i ragni non scherzano in quanto a fama, ma di loro parleremo fra poco. Dicevo, alcuni serpenti sono dotati di apposite ghiandole che producono diversi tipi di tossine. Il mamba nero, originario dell'Africa, è famoso per il suo veleno neurotossico straordinariamente potente, in grado di uccidere un uomo in poche ore. Il suo veleno è un mix di svariate neurotossine, ma la componente principale è costituita dalle dendrotossine, che devono il nome proprio al genere Dendroaspis, a cui appartiene appunto il mamba nero. Le dendrotossine sono delle piccole proteine. Piccole perché sono costituite da solamente 57-60 aminoacidi, ed è proprio il loro basso peso molecolare uno dei fattori che rende questo serpente così letale, in quanto per questo motivo il veleno del mamba nero è poco viscoso e quindi la sua immissione nel sistema circolatorio risulta facilitata. Come abbiamo detto poco fa, le dendrotossine sono delle neurotossine, che hanno quindi effetto sul sistema nervoso. Provocano una potente paralisi degli organi vitali, tra cui i polmoni ed il cuore, portando ad una morte molto rapida. Questo succede perché le cariche positive presenti lungo la catena di amminoacidi delle tossine vanno a legarsi ai recettori dei canali del potassio. Questi sono un altro tipo di proteine che regolano lo scambio di impulsi tra i neuroni grazie al passaggio di ioni potassio+. Le dendrotossine provocano un cambiamento conformazionale dei canali del potassio, impedendone il corretto funzionamento e provocando gli effetti di cui abbiamo appena parlato. L'effetto non è troppo dissimile da quello dei gas nervini, per intenderci. Il mamba nero è così famoso che ha ispirato anche il regista Quentin Tarantino, a cui lasciamo il compito di raccontarvi l'ultima chicca sul veleno di questo serpente. Lo sappiamo, di solito Tarantino esagera, ma questa volta ha fatto i compiti, ve lo possiamo confermare. La quantità di veleno che può essere iniettata da un solo morso a volte è gargantuesca. Mi è sempre piaciuto l'aggettivo gargantuesco. Succede raramente di poterlo usare in una frase. Se non si interviene immediatamente con un antidoto, 10 o 15 milligrammi possono essere fatali per un uomo. Tuttavia, il Black Mamba può iniettarne di più, da 100 fino a 400 milligrammi di veleno con un singolo morso. Altri tipi di serpenti, come i crotali e le vipere, producono invece un veleno contenente emotossine, principalmente amminoossidasi e proteasi. Queste non sono altro che famiglie di enzimi che vanno ad attaccare i globuli rossi ed altri tessuti cellulari, distruggendoli. Il veleno di questi serpenti opera a seconda della specie come un coagulante o un anticoagulante, provocando emorragie e danneggiando irreversibilmente i tessuti, cosa che aiuta anche la digestione della preda. Non agiscono rapidamente come le neurotossine, ma in caso di intervento non tempestivo possono portare alla necrosi dei tessuti e alla morte, e comunque a cicatrici molto importanti. Ora facciamo un bel salto e passiamo da 0 ad 8 zampe. Infatti, come vi ho promesso poco fa, i prossimi simpatici e fortemente incompresi animaletti che andremo a trattare sono i ragni. Il ragno eremita marrone, una specie di ragno violino originario del Nord America, inietta un veleno principalmente emotossico e citotossico, che va quindi ad attaccare i globuli rossi e le cellule. La funzione è simile a quella del veleno dei viperidi in sostanza e contiene diverse componenti proteiche ed enzimatiche che attaccano direttamente le cellule del sangue e dei tessuti. Parallelamente però va anche ad attivare il nostro sistema immunitario, spingendolo ad attaccare il nostro stesso corpo, favorendo ulteriormente la distruzione delle cellule sanguigne e la necrosi dei tessuti. Il meccanismo che provoca questo effetto non è certo, è stato solo ipotizzato ed è davvero molto complesso, ma per i più curiosi lasciamo in descrizione un articolo scritto molto bene che ne parla nel dettaglio. Quando si parla di ragni velenosi non si può non discutere della vedova nera, forse uno degli arachnidi più famosi al mondo. Come nel caso del mamba nero, il suo veleno attacca direttamente il sistema nervoso, favorendo il rilascio di neurotrasmettitori come l'acetilcolina, che provoca l'irrigidimento dei muscoli e la paralisi, e la norepinefrina, che provoca la tachicardia. Anche in questo caso il veleno è composto da un bel cocktail di proteine, enzimi ed altre schifezze, ma la componente principale è una neurotossina proteica chiamata latrotossina, nome che ancora una volta deriva dal genere Latrodectus, di cui fa parte proprio la vedova nera. Nonostante la fama, raramente il morso della vedova nera è letale, in quanto rilascia una piccolissima quantità di veleno. Ma oltre ai sintomi già citati, il morso causa nausea, mal di testa, difficoltà respiratorie e febbre, ed è comunque necessaria la somministrazione di un antidoto. Non si scherza con questa ragazza? Con il ragazzo volendo si potrebbe, perché il maschio della vedova nera non è velenoso. Per il prossimo veleno dobbiamo abbandonare la terraferma. È nelle acque tropicali, infatti, che troviamo una famiglia di pesci chiamati tetradonti. Questo nome deriva dal loro becco, formato da 4 denti fusi insieme, ma tutti sono noti semplicemente come pesci palla. Gli organi, la carne e la pelle del pesce palla sono intrisi di una potente neurotossina chiamata tetradotossina.
Contrariamente agli altri veleni neurotossici che abbiamo incontrato fino ad ora, non si tratta di una proteina, ma di una molecola organica eterociclica, ovvero che presenta anelli chiusi ed atomi diversi dal carbonio nella sua struttura, come azoto e ossigeno. È un veleno circa 100 volte più potente del cianuro, che va ad agire selettivamente disattivando i canali del sodio, responsabili della comunicazione tra cellule nervose. Una dose di 25 mg è sufficiente ad uccidere un uomo bloccando la conduzione nervosa e provocando paralisi, convulsioni e blocco respiratorio. Più altri sintomi poco carini come vomito e diarrea per non farci mancare niente. Per chiarire, abbiamo nominato il cianuro, ma la comparazione è solo a livello di pericolosità, perché il cianuro è un veleno citotossico che agisce su un enzima molto importante per la nostra sopravvivenza. Ne parleremo meglio in un prossimo video. Dovete sapere che in Giappone la carne di pesce palla, o fugu, è un boccone prelibato ed alcuni cuochi sono diplomati e specializzati nella preparazione sicura di questo piatto. Il segreto è lasciare una piccolissima quantità di tetradotossina, sufficiente a generare una leggera euforia ed un lieve intorpidimento della lingua. Dal mare viene anche un altro temibile veleno, e più precisamente dai lunghissimi tentacoli della cubomedusa australiana, la Chironex flecheri. Questa medusa è la più grande tra i cubozoi e la sua puntura inietta un potente mix di emotossine. Queste tossine, di natura proteica, agiscono creando dei pori nella membrana cellulare e provocando la fuoriuscita di ioni potassio dalla cellula e un'iperpotassemia, ovvero un eccesso di potassio nel sangue. In seguito si verificano la distruzione delle cellule sanguigne ed il collasso del sistema cardiovascolare, seguito dall'arresto cardiaco che può sopraggiungere nel giro di 2 o 3 minuti. Ciò avviene a causa dello sbilanciamento della concentrazione di ioni potassio, che normalmente svolgono un'importante funzione di regolazione del battito cardiaco. La puntura della cubomedusa è inoltre dolorosissima e provoca una sensazione di calore molto intensa. Tra i sintomi si possono contare anche gli spasmi muscolari e la paralisi respiratoria. Ed eccoci qua, quasi alla fine del primo video sui veleni. Prima di concludere però vorrei fare una menzione d'onore per uno dei pochi mammiferi velenosi al mondo, nonché uno degli animali più strani ed interessanti che ci siano, ovvero l'ornitorinco. Il maschio presenta 2 uncini cavi dietro le zampe posteriori, con i quali può iniettare un veleno proteico a base di defensine, proteine anfifiliche, ovvero aventi carattere sia idrofilo che idrofobo, che si inseriscono nella membrana cellulare creando dei pori e distruggendo le cellule per lisi. Il suo veleno non è mortale per l'uomo, anche se è sufficiente per uccidere animali di piccola taglia. Ma la puntura è così dolorosa che nemmeno la morfina riesce a sedare completamente il dolore che provoca la presenza di questo veleno. E questo è quanto, almeno per il primo video sui veleni che ho intenzione di fare, perché ci sono anche tutti quelli non animali e sintetici che meritano un video a parte perché sono davvero molto molto interessanti. Come al solito in descrizione vi lasciamo le fonti che abbiamo usato per la realizzazione del video e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Fame Chimica. Ciao a tutti ragazzi!